Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromodern e siamo qua in questo nuovissimo episodio di Minecraft Agricolo. Nello scorso episodio ci siamo fatti il culo da soli buttandoci nella lava, ma siamo anche riusciti a creare il portale per il Nether, che è quello là dietro, lo vedete là dietro, tra le finestre. E abbiamo iniziato a dare un'occhiatina molto piccola, un assaggino di quella che è la dimensione che andremo ad esplorare in questo episodio. Allora, prima di esplorarla però mi devo preparare un piccolo arsenale, nel senso che mi servono delle frecce, e ce l'ho, stringhe, e ce l'ho, mi servono degli stecchetti, dovrei farmeli, ma adesso me li faccio, non è un problema. Tac, 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 perfetto. Allora, con questi stecchetti ci facciamo un attimo un arco. Ok, perfetto. L'arco ce lo teniamo qui. Allora, il diamond pickaxe per sicurezza me lo poso qua perché non vorrei mai morire. Le stringhe anche non ce ne facciamo nulla. Ora andiamo a posare anche le sugar canes, che ci serviranno, non so se già in questo episodio, comunque prossimamente. Secchiello d'acqua può sempre... no, in realtà nel Nether non è utile, quindi lo posiamo per sicurezza. Lo posiamo qui. E mi pare che abbiamo ah no, dobbiamo farci per bene l'armatura ancora. Spero che mi bastino questi qua. Ci servono le scarpe, che sono 4 pezzi messi così. Ok. E l'elmetto, che è così. Poi so che in realtà ci sarebbe anche da fare la chest plate per il torace, da rifare perché è quasi alla fine, ma non abbiamo... cioè, in realtà ce l'ho il ferro da investire, ma voglio prima finire questa. Ora, proviamo a ributtarci di là e speriamo di aver culo. Stavolta dovremmo avere anche l'arco, quindi possiamo darci un po' più dentro. Attenzione. Ok, siamo qua nella nostra dimensione. Laggiù c'è l'altro nostro. Ok, l'ho colpito. Di nuovo. Ok. Questi tizi qua non dobbiamo colpirli perché per adesso sono inoffensivi, ma se li tocchiamo ci vengono a far male in branco. Ok, questi qua invece sono i tizietti lì, molto brutti, che abbiamo ammazzato anche nella scorsa puntata. Vediamo se ci ha lasciato qualcosa. No. Perché ci sono così tanti? Ah, c'è uno spawner qua, probabilmente. Fatemi andare qui, io lo blocco. Ok. Penso che fosse per quel motivo che lì dentro c'è... cioè, che c'erano dei blaze. Dobbiamo stare molto attenti. Allora, cosa ci offre di buono questo mondo? Prima di tutto il quarzo. Il quarzo... e vabbè, nella realtà sapete tutti che cos'è. Qua in Minecraft può essere utile come blocco, perché fa un blocco bianco veramente veramente figo, che è tipo il marmo, però molto più bianco, veramente veramente figo. Solo che è difficile da prendere. E poi serve anche per tutte delle cose in redstone, quindi per i circuiti e queste cose qua, tipo comparator, i daylight sensor, queste cose qua, che ci servono appunto per la serra e per i prossimi meccanismi redstone, perché come vi ho già detto anche quello ci serve. Questa invece si chiama Soul Sand, cioè terra delle anime, ed è un ottimo terreno di coltura per le verruche del Nether, che ci servono per fare le pozioni, che adesso io non utilizzo ancora, ma che magari in futuro utilizzeremo, quindi un po' ne prendo. Questa invece che vedete tutto attorno è la Netherrack, che è praticamente una specie di cobblestone del Nether, solo poco resistente. Ora, prendiamo altro quarzo qui e poi andiamo a prendere la glowstone. Glowstone, che sarebbe la pietra luce, vorrebbe dire in teoria. E praticamente, come vedete, è una pietra che fa molta luce. Con questa pietra possiamo sfruttare questa pietra per fare delle lampade, oppure per piazzare direttamente i blocchi così, ma più che altro per fare delle lampade. Più ne prendo meglio è, perché comunque, come vi ho detto, mi piacerebbe fare anche poi tutto un sistema di lampioni in giro, e quindi più ne abbiamo meglio è. Ora, non voglio abusare, perché mi piacerebbe mettere un incantesimo su poi un piccone in modo da avere fortuna. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se io rompo questo blocco, vedete che escono delle polveri, non è che me lo dà intero, c'è più probabilità che mi dia una buona ricompensa. Guardalo qua, che scemo deficiente. Ce l'ho fatta, mamma mia. Oh, c'è un altro, lo sento, dov'è? Mamma mia, sto cagando in mano. Dobbiamo andare veloci, prendere ancora sta roba qua. Dov'è?
Continuo a sentirlo e non so dov'è. Laggiù ce n'è. Dobbiamo anche esplorare quella fortezza. Vabbè, dai, proviamoci. Apriamo, fammi mangiare. Ah, è qua. Ok. Ci ha dato... Oh, la Blazard, bene. Allora, adesso io devo anche mettermi... No, non ho portato... Che palle. Vabbè. Qui diciamo che è stato esplorato... Fino a qui. Così lo vedo. Solo perché... Appunto, mi serve capire dove che sono già passato. Di qua... Ah no, qua era tutto un vicolo cieco. Quindi usciamo e andiamo dall'altra. Ad esplorare. Vai. Questi sarebbero fortissimi. Solo che hanno un tempo... Praticamente sparano delle palle infuocate. Solo che... la loro sfortuna, tra virgolette, che devono ricaricare. Allora, adesso continuiamo ad andare di qua. Ho quasi finito le torce, quindi... Siamo un po' nei cacchi. Caccoli. Laggiù vedo una cesta che è l'ultima, è l'unica cosa che voglio ancora prendere. Un wither scheletro. Quelli lì mi fanno il culo. Due! Ma stiamo scherzando. Io, ragazzi, investo due diamanti, mi faccio una cazzo di spada di diamante e vado giù a spaccare i culi. Boh, fine. È deciso, perché non se ne può più. Non se ne può più. E lagga e tutte ste scuse qua, ma... Mamma mia, non se ne può più. Non se ne può più, bravi. Allora, adesso mi metto su. Tanto spero di riuscire a prenderlo velocemente. Tutta l'armatura che ho, così... Ah, non ho più le frecce, vabbè. Fa schifo come armatura, ma noi ci copriamo e ci aggiustiamo. Voglio solo ed esclusivamente... Ah, il cibo. Perché prima sono morto per il cibo più che altro, ragazzi. Perché non avevo la fascia della fame abbastanza piena, quindi sono morto per quello più che altro. Mi porto delle carote. Che non sono proprio il massimo, ma... Diciamo che... E ora andiamo a tentare di ammazzare quei tizi laggiù e andare a prenderci la roba che c'è in quella cesta. Se ce la facciamo. Dobbiamo fare tutto entro 4 minuti perché poi la roba despawna. Allora, dove eravamo? Siamo andati di là. Ok, poi mi pare che ero tipo andato dritto di qua. Ok, ed ero girato di qua. Allora, rimaniamo qua che lui non ci può fare nulla, solo l'altro lì sopra. Mangiamo. Ora ammazziamo prima lo scheletro normale e poi sfruttiamo il fatto che lui non poteva, perché è altissimo quel robo lì. Dove l'altro è qua. Ok. Con la spada di diamante è tutta un'altra cosa. Ammettiamolo. Ok. We did it, ragazzi. Allora, cambiamo. Anzi, mettiamoli insieme questi qua. Li metto su. Questa me la rimetto su. I pantaloni li ho persi. Vabbè, dai. Ho paura che ci sia qualcuno. Laggiù ce n'era un altro di loro. Prendiamo solo... Bene, due diamanti. E una sella! Boh, basta, ragazzi. Direi che siamo stati abbastanza fortunati. Torniamo su. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Torniamo a casa, basta. Basta, basta, basta. Dobbiamo tornare quando siamo equipaggiati meglio. Vedete, ragazzi, questa forse era una di quelle cose che non dovevamo ancora fare adesso. Dovevamo far dopo, ma vabbè. Noi adesso siamo praticamente a posto. Perché abbiamo due diamanti e abbiamo recuperato più o meno... Vabbè, non abbiamo recuperato i diamanti della scorsa puntata, quelli persi nella lava. Però allo stesso tempo abbiamo recuperato quelli che abbiamo utilizzato per la spada. Quindi sono più che contento. In teoria potevo entrare già da là, non so perché ho fatto tutto il giro. Ok, e ora dormiamo. Allora, adesso vediamo un attimo cosa fare. Perché potremmo iniziare a pensare alla zona di enchanting. Volendo sì, 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 possiamo farlo. Ora, posizionerò... Dovrei farmi una cesta solo per la roba. Allora, facciamo che
creare una nuova cesta che è molto brutta, molto molto brutta, ma per la roba del Nether. E la mettiamo qui sopra, si può no. Ecco qua, così. E mettiamo la roba del Nether, cioè questo, 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 questo. E basta, e questa anche. Ok, poi la sella ce la teniamo da parte per quando andremo alla ricerca di un cavallo. I diamanti li rimettiamo lì. Ok, anche se adesso ci serviranno. Me ne prendo, se non sbaglio, uno. Ok, ah, devo prendere anche l'ossidiana. E poi mi serve pelle. Ok, e quanta più carta abbiamo, quanta più carta riusciamo a fare, più che altro. E tanto legno. Ora, vi faccio vedere cose che dobbiamo fare. Prima di tutto dobbiamo fare tanti libri. Quindi faccio così, tac, così, tac, così, tac, tac, tac. Potevo far benissimo 3 stack, ma va bene lo stesso. E ho 3 stack di carta che secondo me non ci bastano, ma iniziamo così. Allora, iniziamo a fare un libro. No, vabbè, iniziamo a fare tutti i libri a sto punto. Allora, facciamo 64 libri, che sono tanti, ma penso che ce ne serviranno ancora. 64 libri, di cui uno verrà utilizzato fin da subito. Mi sa che ci voleva un altro diamante, sapete ragazzi. Ok, tac, ora un diamante qua, uno qua, se non sbaglio era così. Infatti ci volevano 2 diamanti, perfetto. Ok, ora posiamo l'ossidiana, che rimangono 2 pezzi, e abbiamo questo. Ora dobbiamo fare tantissime librerie, in realtà dobbiamo farne 15. Vediamo un attimo quante ce ne vengono così. Oh, ha voglia. Ha voglia, voglia, ne dovremmo avere abbastanza allora. Adesso trasformo questo legno in... ecco qua. Perché tac. E tac. E tac. Ne farò solo 15, perché se non ricordo male ne servono solo 15. Ok, di librerie. Il resto ce lo teniamo tutto in saccoccia perché ci servirà. Poi ci servono anche dei lapislazzuli. E in realtà adesso non ho abbastanza livelli. Va bene, iniziamo a costruirla. Poi farmerò un po' di livelli per la prossima puntata. E poi cercheremo anche di fare la farm da sotto. Allora, devo pensare dove fare la zona di incantesimo. Io pensavo di fare tipo un antro o qualcosa del genere. Sfruttare magari una caverna troppo un po' corta, ma questa è lunghissima, quindi lasciamo stare. Idea abbandonata qui. Non mi voglio espandere troppo, altrimenti sarebbe anche carino farlo laggiù, ma è un po' fuori mano. Lo potremmo fare magari in una stanza qua, cioè in quella casa lì molto grande. Ci sta, ci sta. Ci piace. Ok, qua. Ah, c'erano anche già delle librerie. Bene. Ok, ora vediamo se riusciamo a farlo stare. Io qua distruggerei tutto. Ce l'ho, lascia. Sì, dovrei averla. L'inventario incasinato da quando sono morto, ma vabbè. Allora, lasciamo la crafting table. Ci rubiamo tutto il resto. Ok, perfetto. Queste le distruggerei. Ci prendiamo i libri, che fanno sempre comodo. Ok, qua andrei a togliere questo. Ok, anche questo, per fare un po' più di spazio. E così ci rimane da 4. Aia, mi servirebbe da 5. Almeno che non lo facciamo così, che si può anche fare, volendo. Ok, allora proviamo un attimo a far così. Questo è il centro. Qui lo chiudiamo così. Qui così, ok. Ok, vediamo fino a che livello potremo ipoteticamente arrivare. 30, perfetto. Allora, questa è la struttura base, poi la renderemo più carina, di una zona per incantesimi. Cioè, questo è un... si chiama enchanting table, cioè tavolo degli incantesimi. Noi andiamo a mettere un qualsiasi strumento o attrezzatura, qualsiasi, e
possiamo andare, in base ai nostri livelli di esperienza, a dargli degli incantesimi. Per farlo ci servono anche dei lapislazzuli e possiamo farlo. Altrimenti, cosa che io farò e adotterò, possiamo mettere un book, cioè un libro, e prenderci Power, Protection, Knockback e caricarli su questo libro, e poi questo libro utilizzarlo in seguito per trasferire questo incantesimo su una determinata attrezzatura. Questo a cosa serve? Per esempio, ci sono tanti incantesimi. Se io in questa spada ho bisogno dell'incantesimo che mi fa far più danno e lo metto qua dentro, può essere che magari lui mi dice: oh, ti do Knockback, che invece è quello che lo fa, ti dà un colpo e manda indietro il personaggio, no? No, non il personaggio, l'antagonista, chiunque tu picchi. Però io avevo bisogno di qualcosa che facesse più danno, non una cosa del genere. Allora non evito di sprecare così una spada di diamante, gli metto sopra un libro che ha quella determinata cosa. Converrete con me che è meglio sprecare un libro rispetto a sprecare una spada di diamante. Però va bene, dai ragazzi, io adesso vi saluto perché l'episodio è già giunto al termine. Abbiamo fatto di nuovo un fail, ma in realtà sono stato abbastanza contento perché la sella ci serviva e abbiamo trovato altri due diamanti, e nonostante siamo morti comunque alla fine è stato abbastanza proficuo questo viaggio nel Nether, abbiamo trovato tante cose. Per il resto, anche in questo episodio niente obiettivo da aggiungere al muro, però vi invito a lasciarmi un commento per farmi sapere cosa volete vedere nelle prossime puntate, perché da qui ci si aprono diverse strade. La prima è fare una puntata o due in cui terminiamo completamente la serra, ancora. La seconda invece è occuparci di creare la mob farm di là per fare esperienza e utilizzare gli incantesimi. Diciamo che questi sono i due filoni che farei adesso, dopodiché vedremo di costruire le case. Ovviamente se faccio uno prima poi faccio l'altro per secondo, però voglio capire quali sono i vostri gusti per alternare un pochino. Niente, direi che da Gromoderni è tutto, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video, e niente, ciao a tutti ragazzi!